Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale e una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche. In questo video ti parlerò di quelli che sono i tre segreti, per manifestare nella gioia, nell'entusiasmo, abbondanza infinita. Premessa, questi tre segreti, molto probabilmente, hai già sentito queste cose, ma non, magari non hai compreso il perché, sia importante applicare, queste conoscenze. Ok? I tre segreti sono lasciare andare il passato, chiudere col passato, e poi vi dirò anche come chiudere col passato. Il secondo segreto è allineare la propria energia nella direzione dei propri sogni ed obiettivi. Il terzo segreto è il radicamento. Iniziamo col primo, chiudere col passato. Molto probabilmente, in questo momento tu vuoi manifestare, abbondanza che possa essere economica oppure nuove relazioni, un partner di vita, e non ci riesci perché ancora vivi nel risentimento, vivi nel rancore, nella rabbia, oppure ancora ti lamenti per quello che sta accadendo attualmente nella tua vita. Come puoi tu manifestare abbondanza se vibri nelle basse frequenze della paura? Quindi una regola fondamentale per raggiungere la vera abbondanza è toccare le frequenze più elevate della gioia, dell'entusiasmo, dell'allegria, della spensieratezza, e per fare questo c'è un lavoro spirituale da fare. Quello che io consiglio vivamente agli operatori, insomma, ai ricercatori spirituali, è proprio quello di lasciare andare il passato attraverso una vera e propria pulizia, quindi tagliando le corde anche fisicamente con persone, luoghi, lavori, situazioni, eventi che non servono più il tuo massimo bene, quindi allontanare fisicamente queste situazioni o queste persone, ma anche pulire energeticamente tutto ciò, tutte le relazioni. E come? Attraverso il processo del perdono. Il perdono ci consente di pulire, il perdono ci consente di guarire, il perdono ci consente di aprire il nostro cuore. E questo quando noi vibriamo nella frequenza della compassione, ecco che piano piano il nostro cuore si apre per ricevere la gioia, per ricevere l'entusiasmo, per ricevere le frequenze più elevate in assoluto. Quindi il processo del perdono alla fine di questo video, se avrai pazienza, ti mostrerò come perdonare una persona alla volta, coloro che ti hanno ferito o ti stanno ferendo nel presente o nel passato, e come lasciarli andare energeticamente dalla tua vita. Perdonare non significa giustificare il comportamento sbagliato degli altri o le azioni sbagliate degli altri. Perdonare significa liberarmi psichicamente ed energeticamente dall'entanglement con queste persone, in quanto se io provo rabbia per qualcuno, io entro in entanglement, quindi in connessione con quella persona, e quella persona mi drena, mi ruba l'energia. Quindi il perdono è una forma di liberazione e di protezione anche psichica nei confronti di qualsiasi forma di vampirismo energetico. E poi è fondamentale per uscire dalle energie della rabbia e del risentimento, quindi perdonare in primis anche noi stessi, perché magari non ci sentiamo abbastanza, perché magari non ci sentiamo all'altezza, perché magari abbiamo commesso degli errori nel passato. Questo perdono
perdono ci consentirà di ritornare a sentirci degni e meritevoli di ricevere la gioia, di ricevere le cose belle della vita e quindi di ricevere abbondanza infinita. Bene, abbiamo parlato anche dell'allineamento energetico. Questo perché molti di voi molto probabilmente hanno visto centinaia, migliaia di video, avete letto centinaia di libri, o decine di libri che parlano della legge dell'attrazione e avete, letto che comunque è necessario, sentire fortemente, che ciò che desiderate è già qui ed ora, ok? Questo è fondamentale, di fondamentale importanza, in quanto il cervello non distingue ciò che è reale da ciò che è vivamente immaginato. Però è anche importante, far sì che le nostre azioni giornaliere, che possano essere affermazioni positive o altri tipi di tecniche, diciamo quelle che noi utilizziamo per la cosiddetta riprogrammazione, è importante associare a questo lavoro, veramente energie alte di gioia. Quindi è importante che io sento non solo che ho realizzato il mio desiderio, è già qui ed ora e io lo sto vivendo nel momento presente, ma è anche importante che sento gioia, entusiasmo, appagamento, passione, creatività. Queste energie, queste alte frequenze creano nel mio corpo un imprinting. Quindi il cervello sente al 100% che tutto ciò che io desidero è reale, già qui ed ora, perché sento la gioia, sento emozioni molto alte e molto elevate legate al mio desiderio. Ok? Quindi è veramente importante divertirsi mentre si fa il processo di riprogrammazione. La riprogrammazione, io consiglio logo sealing, che si avvale di una parte del lavoro che va a pulire, ad eliminare i blocchi, le resistenze, in quanto è molto importante allineare la nostra energia, l'intero nostro essere, quindi i nostri pensieri, le nostre emozioni, in quanto se io voglio qualcosa e veramente lavoro con la riprogrammazione tutti i giorni e non associo un'emozione positiva, è possibile che il mio corpo mi rema contro, in quanto da una parte voglio una cosa, ma il mio corpo ne dice un'altra. Un esempio, voglio guadagnare 10.000 euro al mese. Grazie perché guadagno 10.000 euro al mese, però il mio corpo sta male, il mio corpo sente resistenza. Ecco perché elevare le nostre emozioni, e le nostre frequenze e vibrazioni nella frequenza della gioia, dell'entusiasmo. All'inizio può essere difficile, all'inizio può, costarci. È come quando iniziamo ad andare in palestra, magari vogliamo perdere peso. All'inizio è difficile, non ne abbiamo voglia, ci sentiamo stanchi, affaticati, ma quando ci alleniamo, quando come dire, a forza di allenarmi, diventerà un'abitudine. Quindi io consiglio la riprogrammazione, abbiate fiducia in voi stessi, sforzatevi all'inizio, fatelo con gioia. È importante sentire gioia, è importante sentire gratitudine, è importante sentire entusiasmo. All'inizio vi costerà un po', ma vedrete che dopo 21 giorni diventerà un'abitudine, per voi sarà reale, nelle vostre cellule voi sentirete reale la manifestazione dei vostri sogni. Questo è importantissimo. Pensate che noi lo facciamo, al contrario, nelle cose negative ci viene molto più semplice perché l'essere umano è, programmato per lamentarsi, perché tutto va male, accendi la TV e c'è il telegiornale, provi emozioni negative in base alle notizie che ci vengono trasmesse. Ecco, noi dobbiamo remare al contrario, cioè cercare di riprogrammarci in positivo, di riprogrammarci nella direzione di chi io voglio essere. Quindi, ripeto, è importante
sentirsi meritevoli, sentirsi degni di ricevere abbondanza, quindi perdonarsi, ok? E dopodiché il cuore si apre, iniziamo a sentire compassione e poi iniziamo a sentire anche emozioni di gratitudine per quello che abbiamo già e per quello che vogliamo manifestare come che lo abbiamo già, ma dobbiamo anche sintonizzarci nella gioia, quindi un pochino più in alto, gratitudine, gioia, entusiasmo, e questo ci darà l'energia giusta per allineare tutta la nostra energia, la nostra mente, le nostre emozioni e l'intero nostro campo energetico vibrerà all'unisono nella direzione dei nostri goal, nella direzione dei nostri obiettivi. Ancora un terzo segreto, il radicamento è molto importante, lo dice l'Arcangelo Michele, essere radicati per manifestare sul piano della materia significa che il nostro chakra della base deve essere radicato. Molte persone che si dedicano alla legge dell'attrazione viaggiano molto nei piani superiori, hanno i chakra superiori, la corona, il terzo occhio, molto aperti e invece poco equilibrati il chakra della base, il secondo chakra della creatività. Invece questi chakra devono essere radicati. Come si radica l'energia? Abbiamo diversi strumenti e consigli che io vi posso dare. Innanzitutto, ripeto, vivere nella gioia a prescindere sia nel momento in cui si riprogramma la nostra mente, il nostro inconscio, ma anche quando uscire dalla mente significa anche un attimino disconnettere dalle cose negative, magari fare qualcosa che ci dà gioia, ballare, cantare, dipingere, scrivere, leggere, fare qualcosa di creativo che ci fa stare bene, che ci fa sentire emozioni di gioia, di bellezza, di entusiasmo, ok? Per radicare la nostra energia, un consiglio è quello di mangiare cibi della terra, quindi molta verdura come patate, zucchine, melanzane, insomma tutte le verdure che nascono a contatto con la terra, perché molte persone mangiano cibi, spazzatura e poche verdure, poco cibo naturale, magari tutti cibi artificiali, molto elaborati, che contengono molte sostanze chimiche o comunque sostanze come zuccheri, come additivi. Ecco, questo ci disconnette un po' dalla terra. Invece, ritornare alla terra significa anche nutrire il nostro corpo, che è materia, materia uguale energia, e radicarlo alla terra attraverso questi cibi nutrienti e sani che ci aiutano proprio a essere nel corpo, a sentire il corpo, a sentire che sono un tutt'uno, la mia parte umana, la mia parte divina. Un altro metodo molto potente è quello di invocare l'energia del sé superiore. Il sé superiore, chiamato anche sé futuro, è la parte più elevata di noi. Quindi invocarla, chiamarla a noi e chiedere al sé superiore di aiutarci a radicare tutta l'energia del sé, attraversando tutti i chakra, a partire dal dodicesimo fino al settimo, al sesto, al quinto, ok? Al quarto del cuore, il plesso solare, il terzo, il secondo chakra, il primo chakra, fino a radicare tutta l'energia fino al centro della madre terra, a forza di immaginare, di invocare l'energia del sé con la protezione dell'Arcangelo Michele, a forza di fare questo, quando noi invitiamo l'energia ad essere radicata, avviene simultaneamente nel piano della realtà, non solo nel piano invisibile, ma anche nel visibile, la nostra energia si radica, ok? Noi ci radichiamo alla terra. Vi posso consigliare la meditazione di manifestazione che io ho messo qui nel mio canale, Connessioni Angeliche, veramente molto potente e ci aiuta a manifestare più velocemente, ma anche a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra.
Ok, bene, un altro modo molto utile per radicare la nostra energia è quello di andare a camminare nella natura. Andare a camminare nella natura ci fa rendere più simili alla terra, ci riconnette con la terra, ci riconnette con la nostra vera natura umana e divina insieme. Ci sentiamo più gioiosi, ci sentiamo più grati, ci sentiamo più felici o perlomeno in pace. E questo è importante per provare emozioni alte, per radicare la nostra energia e magari potrebbe essere un momento meraviglioso se andate nella natura e fate le vostre affermazioni positive, magari anche col tapping, per affermare ciò che volete nella gratitudine e nella gioia. Un piccolo suggerimento che vi do potrebbe essere quello di mettere musica entusiasmante. Io adoro una canzone che mi è stata consigliata da uno dei miei, delle mie guide, dei miei maestri terreni, che è Anthony Robbins, e lui metteva Life Will Never Be the Same, la canzone che fa Life Will Never Be the Same. È una canzone molto potenziante, molto potente, fa innalzare, è un esempio, ragazzi, fa innalzare la nostra energia e noi in quel momento possiamo cantare le nostre affermazioni sentendo gioia, sentendo entusiasmo. Ripeto però, da una parte bisogna pulire, eliminare quello che rema contro, sia le credenze negative, i blocchi, le paure, il risentimento e la rabbia. Quindi un metodo è il processo del perdono che adesso vi mostrerò per pochi minuti, ok? E vi ringrazio per, insomma, per essere rimasti fino alla fine di questo video. Oppure potrebbe essere Logos Healing. Io insegno Logos Healing ai miei clienti e poi aiuto queste persone, una volta che eliminano i blocchi, le resistenze, le paure, almeno quelle più importanti. Questa è una tecnica che può essere imparata, che poi voi potete utilizzare ogni singolo giorno della vostra vita per pulire l'inconscio e poi andare a riprogrammare con frequenze alte, con energie elevate e superiori della gioia e dell'entusiasmo. Bene, anime infinite, ora vediamo un attimino come funziona il processo del perdono. Io ve lo mostro, pochi minuti, però vi vorrei invitarvi a guardare sempre sul canale YouTube Connessioni Angeliche. C'è l'intero processo del perdono che dura un'ora, dove io insegno a perdonare il padre, che rappresenta l'energia divina maschile, il padre, la madre, ok, che rappresenta l'energia femminile, il dare, il padre, il ricevere e la madre. Quindi dare e ricevere sono due energie che vanno messe in equilibrio per ricevere anch'essa ancora abbondanza. Quindi il discorso del perdono è molto, molto più ampio, è una cosa infinita. Ecco perché chi perdona apre tutte le porte della gioia, dell'abbondanza, nelle nuove relazioni, iniziano a cadere miracoli infiniti nella vita delle persone che imparano il processo del perdono. Ok? Quindi padre e madre, una persona alla volta, tutte le persone che vi hanno ferito a partire da quando eravate bambini fino ad oggi. Quindi perdonare tutto e tutti. E perdonare anche la vita stessa, perdonare Dio, perdonare tutto ciò che nella vita vi ha creato dolore e sofferenza. Perché perdonare Dio? Perdonare Dio perché molto spesso ce la prendiamo contro Dio per quello che ci accapita di male e non ci rendiamo conto che siamo noi che inconsciamente, a causa di programmi installati nel subconscio, attiriamo circostanze, persone ed eventi negativi, purtroppo anche connesso alle nostre energie di paura, di giudizio e di rabbia. Quindi noi possiamo veramente tagliare le corde con tutto questo, tagliare le corde anche con gli antenati, con i nostri, insomma, con i nostri antenati, perché il perdono ci consente veramente di staccarci in tantissimi livelli da tutto ciò che ci sta bloccando in questa vita.
Bene, iniziamo con una preghiera di protezione. Inizio la preghiera di protezione, mi rivolgo a una persona che in questo momento mi sta facendo arrabbiare parecchio, o per cui provo veramente tanta rabbia, o che provo dolore, magari mi ha fatto un torto, veramente, pesante, oppure si è comportata male con me, oppure ha abusato di me. Qualunque cosa sia accaduta nella vostra vita, voi ce la potete fare a perdonare, non così a freddo, ma iniziando con una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele, alla sorgente di luce e di amore puro, per tagliare veramente energeticamente e fisicamente tutte le corde egoiche e per far sì che rimangano solo connessioni di luce e di amore, e perché io possa liberarmi veramente energeticamente da tutto ciò che vibra in opposizione all'amore. Invoco la divina presenza di Dio Deo Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore, mettiamo il caso che questa persona si chiama Mario, di Mario. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, l'intera coscienza micaelica, Maria Regina Celeste, e vi chiedo con amore vero, puro e sincero di tagliare tutte le corde di paura, di rabbia, di dolore, di sofferenza, di gelosia, di competizione, tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore tra me e Mario, che riguarda questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti prego di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione, l'energia del perdono e della compassione. Ora iniziamo il processo. Immagino di avere Mario di fronte a me. Posso mettere le mani nel cuore, sul cuore, e sentire l'energia dell'amore, del perdono e della compassione e pronunciare queste frasi. Mario, io ti perdono profondamente e completamente per tutto il dolore e la sofferenza che mi hai causato, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo-spazio. Inspirate ed espirate. Mario, io ti chiedo di perdonarmi profondamente e completamente per tutto il dolore e la sofferenza che posso averti causato, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Mario, io ti perdono per tutto. Col cuore, Mario, io ti perdono per tutto. Mario, io ti perdono per tutto. Ti perdono per tutto. Ti perdono per tutto. Andare avanti per 5, 10 minuti, 20 minuti, quello che sentite, ok? Una volta che lo fate per 5-10 minuti, Mario, ti perdono, ti amo e ti benedico. Ti perdono, ti amo e ti benedico. Ti perdono, ti amo e ti benedico. La benedizione è potentissima. Andate avanti per altri 5-10 minuti e quando vi sentite di aver perdonato, ok? Stringete la mano a Mario o abbracciatelo se riuscite a farlo e lo lasciate andare con amore. Naturalmente, il processo del perdono una persona alla volta va ripetuto più volte sulla stessa persona fino a quando non sentiamo nel nostro cuore la compassione vera. Io vi garantisco che se voi vi allenate per 20 minuti, un'ora al giorno, quando ce l'ho, almeno 3-4 volte a settimana, inizierete a sentire la vostra energia, le vostre frequenze elevarsi, innalzarsi. Potreste farlo, ad esempio, la notte prima di andare a dormire, è di un potere allucinante, dormirete meglio anche la notte. E questo lo associate, ok, allo Lotus Healing,
Se lo conoscete, esistono anche altre tecniche di riprogrammazione, per carità, e magari con la riprogrammazione andate ad installare nuove convinzioni, nuove credenze con emozioni di gioia, di gratitudine, di bellezza. Spero di essere stata esaustiva. Io vi saluto, vi abbraccio. A presto, un salutone.